Matteo Camiciottoli, sindaco di Ponte Ivrea, perché la notizia successiva di cui avremmo parlato è questa. E allora la spieghiamo. Ma tra l'altro è perfetto, posso dire, perché stiamo parlando di, invece di comuni che si devono fondere. Sì. Quindi adesso fonderemo ovviamente questo comune con quello di Oristano. Oristano. Prego. Allora, sindaco, la notizia di cui vogliamo parlare con lei è questa. Riguarda sempre l'atteggiamento di un comune nei confronti delle tasse e quindi anche del tema dell'evasione, eccetera, eccetera. La sua è una storia di un comune virtuoso, perché lei è riuscito a Ponte Ivrea a intanto a non far pagare le tasse sulla casa, è così? Sulla prima casa, sì. Noi non abbiamo mai applicato né l'IMU, né la TASI, né la TARES, siamo rimasti in regime TARSU. Sulla prima casa. Ecco, quindi diciamo rispetto ad altre città, quanto mediamente lei è riuscito a far risparmiare i suoi concittadini? Si può fare un calcolo? Io non l'ho mai fatto, ma direi che sentendo gli altri comuni siamo all'anno sui 600 euro, direi che ci stiamo, tra la TARES e l'IMU sulla prima casa o la TASI oggi, ecco. Ma insomma, non è una cifra da poco. No. Come è riuscito lei in questa impresa? Cioè, come fa un comune, diciamo, a fare queste partite di giro o quantomeno, diciamo, essere così virtuoso da non aver bisogno poi di questi introiti fiscali? Allora, vede, intanto vorrei fare una piccola premessa, perché sulla stampa in questi giorni è uscito che io sono il sindaco antitasse. Non è vero. Io sono un sindaco che ritiene che le tasse vadano pagate, perché i servizi si mantengono con quelli, ma non devono essere vessatorie per i cittadini. Mi sembra anche molto saggia come posizione. Voglio dire. No, ma nel senso che lo Stato dovrebbe fare prima dei tagli che indignano l'opinione pubblica, e poi eventualmente in un momento di crisi come questo ci fosse bisogno di chiedere ancora un sacrificio ai cittadini, allora si potrebbe. Ma onestamente io di fare il braccio armato del governo per poi vedere cose tipo Roma Capitale mi mette veramente in difficoltà. Comprensibile. Detto questo, come abbiamo fatto? Noi sull'IMU e sulla TASI ci siamo proprio rifiutati. Abbiamo detto salti pure il banco, ma noi non l'applichiamo, eventualmente andremo a casa. Grazie a Dio abbiamo amministrato in un certo modo e non siamo saltati, anzi, per essere un comune comunque di dimensioni non grandissime abbiamo portato 45.000 euro davanti all'amministrazione. Quindi quanti abitanti fa Ponte Ivrea, sindaco? Diciamo che siamo sui 1.500 abitanti. Certamente parliamo di un piccolo comune, però prego. Beh, però è un ottimo risparmio. Le regole comunque valgono nel piccolo come nel grande. Nel certo. Poi abbiamo forzato la raccolta differenziata porta a porta, l'abbiamo portata dal 20% al 64% in un anno, con un risparmio di 30.000 euro, e questo ci ha permesso di non applicare la TARES, che era una tassa che avrebbe distrutto completamente non tanto i cittadini ma il nostro tessuto. Ecco, questo economico. Mi sembra un punto già interessante, perché lei ha detto le regole si possono applicare nel piccolo come nel grande, cioè come lei passando dal 20 al 64% ha potuto risparmiare in un piccolo comune 30.000 euro, vuol dire che se Roma facesse la stessa cosa potrebbe risparmiare svariati milioni milioni di euro. Ma come funziona questo meccanismo? Ce lo può spiegare? Noi non l'abbiamo, io sono andato con il cappello in mano, diciamo così, sì, nel comune di Capannori, a capire come potevano essere, certo, loro così avanti con la raccolta differenziata. Se loro con un comune da 40.000 li conosciamo bene perché abbiamo ospitato più volte, esatto, Rossano Ercolini, e quella storia l'abbiamo raccontata. Esatto. E quindi? E quindi niente, se loro sono riusciti a farlo in un comune da 45.000 abitanti, non vedevamo perché noi non avremmo potuto farlo in un comune da 1.500 abitanti. Siamo andati giù, abbiamo visto come facevano, l'abbiamo riportato a casa nostra. A volte copiare, se serve a migliorare i servizi, giusto, per i cittadini, mi sembra che... Ma il meccanismo proprio economico, perché questo a me personalmente mi sembra interessante. Cioè, lei porta la differenziata al 64% e quindi spende meno, in cosa spende meno? Smaltimento, suppongo. Meno smaltimento, perché intanto lei tenga presente che noi tutte le case con giardino abbiamo messo obbligatoria la compostiera, quindi meno peso nei sacchetti dell'indifferenziata. E comunque abbiamo poi attuato una raccolta porta a porta puntuale sulla carta, la plastica, il vetro, con sacchetti col codice a barre, quindi ogni cittadino è responsabile di quello che mette nel suo sacchetto. E il singolo è obbligato ad avere la compostiera se ha il giardino, è così? È il singolo, certo, giardino o qualsiasi metratura di terreno che gli permetta di ospitarla. Ah. Quindi non deve essere un grande giardino, ma anche un normalissimo giardino condominiale. E la reazione è stata positiva dal punto di vista dei cittadini? Le dico la verità, l'anno scorso quando siamo partiti c'è stato uno sconvolgimento di
di modo di vivere dei cittadini, no? Perché senza più cassonetti filostrada, che assolutamente l'abbiamo tolti tutti, e subito siamo un pochettino di malumore e di malessere c'era. Poi, visto che grazie a quell'iniziativa comunque si trovavano a non pagare alcune tasse, hanno cambiato opinione. Esatto. Era proprio per questo che glielo chiedevo, perché è molto importante questo, che in realtà è giusto premiarli i cittadini nel momento che seguono una direttiva ecologica. Ma ne dirò di più: nel nostro piccolo, grazie a questo risparmio, siamo riusciti anche a dare non le faccio il nome della ditta, ma uno strumento di telesoccorso gratuito a carico del comune agli anziani o alle persone che comunque vivono da sole e hanno problemi di salute, visto che noi comunque viviamo lontano dai centri di primo soccorso. Certo. Direi che abbiamo ottenuto un buon risultato. Abbiamo fatto sentire un Veniamo però, sindaco Camiciottoli, alle note dolenti, perché ci sono anche queste. Allora, la cronaca locale scrive questo: il sindaco bravo che fa tutto quello che lei ci ha raccontato, però siccome si rifiuta di fondere il suo comune con altri comuni, come in ossequio alle previsioni della legge del Rio, che dà incentivi ai comuni che si fondono, adesso verrà commissariato. Cioè, è questo che succederà? Lei verrà commissariato? Mettiamo un punto fermo. Io non ho mai parlato che il decreto del Rio a oggi dice che bisogna fondere i comuni. Mm. Il decreto del Rio parla di unioni di comuni o convenzioni. Cosa vuol dire questo? Andare a creare nuove sovrastrutture, passare a cedere i nostri servizi a queste sovrastrutture, quindi le funzioni obbligatorie che i comuni dovrebbero svolgere in forma associata, e questo porterebbe senz'altro un aggravio di costi e non garantirebbe i servizi ai cittadini. Allora noi ci siamo detti: non solo perché dobbiamo dare dei servizi a un'entità nuova per la quale, ma non lo dice il sindaco di Pontimbrea, lo dice la Corte dei Conti in audizione al Senato, lo dice lo studio del ministro Giarda, lo dice la stessa commissione di studi del Senato, che non ci sono prevedibili risparmi. Cioè, scusi, tutti questi dicono che di fronte alla fusione dei comuni non sono prevedibili dei risparmi. Non si possono garantire i risparmi. Loro non dicono che non ci saranno. Non si possono garantire. Allora io mi domando: no, non si possono garantire, però se facendolo bene, e lei tra l'altro è un sindaco bravo, noi poi le faremo una proposta al termine dell'intervista. Le dico il perché no. Perché in Emilia Romagna la questione dell'unione dei comuni parte da molto lontano, da una quindicina d'anni fa, in forma volontaria. Poi è arrivato il ministro Del Rio l'ha portato in forma obbligatoria. I comuni dell'Emilia Romagna, dalla quale il ministro Del Rio viene, 10 anni fa partirono con le unioni dei comuni. E c'è uno studio dove si dice che gli stessi comuni che oggi sono ancora in unione, senza il contributo dello Stato o delle regioni, non starebbero in piedi. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, si crea un cortocircuito, perché se dobbiamo fare queste unioni per creare dei risparmi, bisognerebbe staccarsi dalla mammella dello Stato e camminare con le proprie gambe. Giusto, questo è il suo punto di vista, però mi faccia dire qual è la nostra proposta a questo punto, sindaco. Era questa, cioè, perché lei non favorisce questa fusione con i piccoli comuni che le stanno a fianco e poi si candida lei a diventare sindaco del nuovo comune allargato, estendendo a più cittadini le cose positive che è riuscito a fare a Pontimbrea. Questa sarebbe una bella scommessa. Io lo spiego subito il perché dal mio punto di vista non ci saranno risparmi. Dal mio punto di vista il legislatore non conosce il territorio nazionale, perché andare a fare delle unioni dei comuni nei territori, ad esempio, dove io amministro, è quasi impossibile per la distanza tra i comuni e per la mancanza di servizi. Lei tenga presente che ad esempio noi abbiamo un autobus alle 7 e uno alle 3 del pomeriggio, quindi io non mi vedo le persone che possono andarsi a prendere i servizi da questo nuovo ente abitando magari a 20 km di distanza. Detto questo, c'è un principio fondamentale, che il decreto del Rio è incostituzionale. Tant'è vero che la nostra azione di non aderire, di non fare queste unioni, è proprio dettato che noi aspettiamo il commissariamento, e le dirò di più, lo aspettiamo a braccia aperte, perché se è vero come è vero che la Costituzione è il libro su cui noi giuriamo, l'articolo 5, dove i padri fondatori dissero che sono i primi 12 articoli inemendabili, probabilmente sapevano già che arrivava il ministro Del Rio, l'articolo 5 è più chiaro: il più ampio decentramento agli enti locali. Quindi invece qua il decreto Del Rio fa l'opposto.
l'opposto. Fa l'opposto, però parliamo, sindaco, l'abbiamo detto mille volte, parliamo di piccoli comuni con strutture, con giunte, con consiglieri, con sedi, con direttori generali, comuni di mille abitanti, mettere insieme, anche se sono a 20 km di distanza, mi permetta di chiarire positivo, una cosa, però. Sì. No, non è positivo e le spiego il perché. Sì. No, ma ce l'ha già spiegato, non era in realtà perché? Questo il motivo dell'intervista. Il problema è che non costano, cioè qua si vuol far passare il risparmio. Non facciamo l'errore che fece il presidente Monti quando andò in Europa e disse taglierò 30.000 poltrone della politica e tolse due assessori a noi, che se lei sa, se non lo sa glielo dico io quanto costano gli assessori in un comune come il mio, zero, e a volontariato. Non prendono un centesimo. Ha tagliato 30.000 poltrone della politica, ha tolto due assessori ai piccoli comuni. Il problema è che il presidente dell'ANCI, che è anche il sindaco di Torino, nonché credo renziano di ferro, ha già detto che i comuni da 8.000 devono diventare 2.000. Questo vuol dire arrivare alle fusioni dei comuni, e ci arriviamo. Arrivare alle fusioni dei comuni vuol dire che io, con la mia lista civica e col mio buon modo di lavorare, non mi candido più, perché arriveranno i partiti, perché loro parlano di 15.000 abitanti. Cioè lei dice questa è un'operazione per cui le liste civiche non vinceranno più, perché su 15.000 abitanti è più facile che abbiano la mia partita. Non è vero, sindaco, perché ci sono liste civiche anche in grandi comuni, questo succede. Lei però mi porti il nome di un sindaco di una lista civica di un grande comune. Beh, Parma forse, no? No, Parma è un movimento, non è una lista civica. Parma ha creato un movimento, i 5 Stelle hanno creato un movimento che è a livello nazionale. Io parlo di lista civica del territorio. Certo. No, comunque io glielo ribadisco, io glielo ribadisco il nostro invito, poi lei faccia come gli pare. Noi siamo intanto le facciamo i complimenti per come ha amministrato dal nostro punto di vista il comune di Pontinvrea. La nostra proposta è questa: faccia la fusione, si candidi, faccia il sindaco ed estenda a più abitanti, a più persone, a più cittadini le cose buone che è riuscito a fare in un comune di 1.000 abitanti. Riuscisse a farlo in un comune di 5.000 abitanti, ci sarebbero 4.000 persone in più che possono beneficiarne. Questo è il nostro invito, il nostro augurio. Poi naturalmente lei farà come crede. Grazie sindaco, buona domenica. Io la ringrazio. Grazie mille, buona domenica. Buongiorno. I complimenti glieli rinnoviamo, perché ci ha raccontato un modo lineare di amministrare. Non è peregrino nemmeno il tema della lista civica, no, però facciamo un passo in avanti, non ci limitiamo al piccolo. Io non paese. Avevo capito questo fatto che in realtà quindi c'è un obbligo di fonderli questi comuni, siccome l'altra volta avevamo dato la bellissima notizia di comuni che si erano fusi. In realtà non ci è sono che incentivi, hanno... non obblighi, ci sono incentivi. No, mi sembra un obbligo, perché se vengono commissariati a questo punto no, non ma è che è un incentivo. Cosa ha detto il sindaco? Ha detto: io non ho mai detto che la legge del Rio obbliga, la legge del Rio incentiva, e quindi chi non lo fa perde l'incentivo. Questo è il tema. È una cosa anche complicata, probabilmente, come l'interpretazione di ogni decreto, ma insomma, di nuovo complimenti al sindaco Camiciottoli. Io non so adesso se.